Ecco qui la mia missione preferita, ragazzi, che spero, non so almeno, non so ancora se è preferita, ma comunque prevedo che sarà la mia preferita. Ho dimenticato di darvi il buongiorno a tutti, comunque buongiorno un po' a tutti. Ne ho sbagliati 3 su 2, lo so. Cominciamo finalmente, cominciamo allora la grande missione che dura poco. Che peccato, vendo il gioco perché dura poco la missione degli italiani. La guerra ha raggiunto tutti, senza risparmiare nessun angolo del pianeta. Lo spirito umano ci ha spinti a combattere dove nessuno aveva mai osato. Sulle cime delle Alpi, oppure nei cieli, abbiamo trovato il modo di farlo. Dicevano che questa guerra avrebbe posto fine a tutte le guerre. Ma temo che l'ambizione e la voglia di distruzione dell'uomo non ne abbiano una. Benissimo, ho la vittoria, guida l'assalto italiano tra le montagne del re. Il Monte Grappa lo conosco come le mie tasche, andiamo. Andiamo e facciamo fuori quello che vediamo. Tranne gli alleati ovviamente. Dolomiti, Italia settentrionale, autunno 1918. Italia e Austria-Ungheria sono un punto morto sulle Alpi. Fra picchi coperti di neve nessuno riesce a trovare una tattica corretta di sfruttare i nemici. Le forze regolari scavano trincee, riforzano le proprie posizioni, preparano un assalto poco ortodosso. Questa unità composta dagli arditi è specializzata in tattiche a rischio elevato. Ho dovuto leggerlo in tutto in 2 secondi, se no non riuscivo. Il motto degli arditi è o la vittoria o tutti accoppati. Per vincere sono disposti a dare la vita. Esatto. Orgoglio nazionale. Per il regno d'Italia, dai. Spotte e ammazziamo tutto, non tutti. Anche qui. Prima della guerra, dopo la guerra. Classico flashback, quasi. Non capisco ancora che sta facendo. Stava Sono chiamando. pronti per tagliare la torta. Ah, dunque, lui è padre. E fin qua Wow, ci siamo. che foto incredibili. Sì, Cosa? quei giorni erano davvero incredibili. Come quei giorni? Stavi davvero bene con quell'uniforme. Quello non sono io, è Matteo. Oh, hai ragione. Scusami, Che? papà, prenditi il tempo che ti serve. Ah No, sto no, bene adesso. non ho capito. È ora che tu sappia cosa gli è successo. Era Ah. nostra ultima battaglia insieme, pochi giorni dopo il nostro 21° compleanno. Il battaglione di mio fratello doveva catturare un forte in pieno territorio nemico. Io non ero con lui. Ero in una unità speciale, in un'altra missione. Ma dunque, la guerra è la guerra e il Dovevamo offrire flashback. sostegno al Non è che battaglione ti fanno vedere d'Ungheria. com'era prima della guerra e dopo la Eravamo guerra. fieri di noi. Ti fanno Avevamo vedere cambiato com'è il dopo la corso della guerra e dopo guerra. ti fa vedere com'era durante. Eravamo gli arditi. E io non capivo nulla. Gli arditi. Avanti Savoia. Andiamo. Però erano bardati, eh. Esattamente. Sono l'unico che è bardato. Sì, qua mi sembrano piuttosto leggeri. Bello l'elmo che sembra una roba, tipo appena mi vedono Mentre scappano, Matteo si avanzava, spaventano e scappano. io ho combattuto sul Ah, monte, sono io, eliminando tutto ok. ciò che sparava alla sua unità. Mi vengono i brividi solo a sentirti raccontare. Non E preoccuparti, beh, avevo una prima o poi piccola faranno il arma. Sì, PlayStation VR tieni presente e lo che tutti vedrete. noi arditi eravamo volontari, pronti a tutto per l'Italia. Ma che rinculo ha sto mio, ok? Che un mitra non è pesante, All'incrocio della via ma c'era una che chiesa cavolo? che il nemico aveva Cos'è sto rinculo fortificato. qui? Avrei È dovuto una roba combattere per terribile. superarla. Beh, in effetti io posso anche andare avanti così, eh. Faccio fatica a vedervi da quanto rinculo. Complimenti per la tattica. Davvero. Io vado avanti così perché ormai sono una roba. Ok, non era la miglior tattica, non era la miglior tattica, come dire, mi sono montato troppo. Non è il posto migliore per combattere, non credi? Un cimitero? Fortuna che recupero vita. Se recupero vita allora sono un tank indistruttibile. I'm sorry. No, non sono scusato. Perché se sei un cruco, io non mi scuso. E miro meglio, sparo meglio senza mirare. Belle le barriere. Una, due. Chi cazzo è che spara da dietro? Ha preso. Dov'è? Dov'è?
Vedo niente. Ah, è bravo con Luca. E che cavolo, che è sto nome qui? Avanti, spacchiamoli tutti. Conquista la chiesa di Santa Anastasia. All'inizio della benissimo. Via c'era una chiesa che eccola il lì. Aveva fortificato. Avrei dovuto superarla. Per superarla. Vedo. E la madonna, che rinculo ha. Faccio prima, guarda, se non miro sono più preciso. O almeno così spero. Spero, eh. Ah, ma io devo anche ripararmi che sono così bardato. Uno. Qua, due. Due sicuri. Tre sicuri. Siamo bardati, ma sempre meglio stare giù, eh. 3. Oh oh. Ok, no, questo qua è forte, questo qua è forte. Era. No, quelli con lanciafiamme no. Stare lontani, stare. Lanciafiamme, l'unico gioco in cui lanciafiamme è una roba. Quello là è nemico. Ma sei una pippa. Sì, ero un nemico. Ma che tattica hanno che mi vengono addosso? Ma boh. Se vedono il primo che vedono bardato gli vanno addosso, ma boh. Sto ancora in piedi, sto ancora giù. Meglio, anche tu sei bardato, eh. Via. Ah, però, crucchi, però. Sì, lo so, una granata sotto il culo. Però sono bardato, quindi non mi interessa. Posso anche andare avanti così. E due sul colpo. Meglio così. Come faccio a essere ancora vivo? Non lo so. Proprio non lo so. 60 di vita. Fermo. E è andato via. Almeno tu. Vediamo un po'. Così miro meglio. Ok, iscritti a parte, però le sto prendendo veramente tanto. Giù. Stiamo giù. Ne sto prendendo veramente tanto, eh. Avanti vita, ricaricati. Oh cavolo. Ci vai sopra. Eccolo lì. Wow. Basta essere un minimo precisi. Quello pensavo fosse uno con lanciafiamme, per fortuna che non lo è. Dietro le lapidi si riparano, stronzetti. Anche sto qua. Ma scusa, ma vedi, no. Non serve nemmeno commentare la tattica. E sta fermo tu lì in fondo che ti vedo. Fermo lì. L'ho ucciso? Sì. Allora vedo che mi spara sempre più gente. Ma solo a me. Ma che è, sono l'unico qui? No, sembra che sono l'unico. Non mi interessa. No. O io li vado a prendere. Se no non ne usciamo più qui. Uno. Eccolo, dov'è? Lol. Eccolo, dov'è? Ti ho visto che ti nascondi. Ti ho visto. Esci. Eccolo là. Non mi scappi. Perché non trovo uno che ha lanciafiamme, va tutto bene. Anche se potrei ucciderlo. Allora mi sembra che... Ops. Nope. Non riesco a vederlo. Indietreggiamo. Non so se è quello, ma difficilmente. E non si riparano nemmeno. Quello è morto. Questo è decisamente morto. Questo è ovviamente morto. Eccolo. Però se ti sparo io. No, ora esplode. Io una volta sono morto perché gli sono stato troppo vicino. Sì, mi è esploso in faccia. Quanti sono in questa chiesa qui? L'hanno conquistata bene, eh. E però... Finiti? Ma no, era ora. Lasciateci il forte ora. Sì, sto cavolo. Ma tipo, ma hanno uno spawn di tedeschi lì dentro? Non so, c'è tipo un teletrasporto che... Vengono qua direttamente, sono troppi. Se li tiro un pugno, muore. Ho qualche dubbio. E complimenti. Si nascondono dietro di me, quindi. E poi vogliono che non li veda. No, ora li aspetto qui. Venite fuori.
No, sto guardando c'è fiamme. Ho preso una paura. Ho detto, ma sì, lo ammazzo. Oh, cazzo, sto qua, lanciafiamme. Boom. La chiesa sarebbe stata nostra. Fiamme, fiamme. Sì, bravo. Quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Altro. Avanti. Uno muore. Ah, ecco. Questo, vedo uno che spara là. Bel lavoro. E via tre. In coda si mettono per essere, per farsi ammazzare. Sembrano. Lo so. Ci sono ancora, ce ne sono ancora. Se non riusciamo a conquistarla vuol dire che ce ne sono. E anche a tanti. Vedete là sopra che c'è una sbarra blu e una rossa che si contiene. I rossi sono loro. Quindi più ce ne sono e più è difficile. Da dove? Ti aspettavo con le braccia calate. E anche te. Dai. E anche te. Finiti? Sto aspettando, eh. Carichi e ricarichiamo. E avanziamo allora. Oh. Dovevo distruggerlo. Eccolo lì. Ma... dovevo fare in modo che ci arrivasse. Benissimo. Devo andarci. Posso sparargli da qui? O devo scalare? Spero che. No, devo scalare. Se no sarebbe troppo facile. Cavolo, si bombarda quello. Ho qualche. Allora, sono bardato, sì, ma credo che se colpisce me, credo che mi fa fuori lo stesso. Perché bardato contro proiettili, ma contro le bombe non si può fare niente. A meno che tu non sei fatto di aria. Che lì stai sicuro che. Non mi ha preso di mira. Ah! Arrivare poi li metto i crucchetti. No, però. Toh, tieni quell'anticarro. Boom. Ma quanto è soddisfacente, padre. Quanto. Ah! Non demorde. Quella per. Ecco. È troppo soddisfacente buttare una mina anticarro sotto un. Sotto un coso di rifornimento e poi vedi che fa un boom pazzesco. Vedevo una spunta rossa come quando dovevi fare ok a causa di quel pezzo di artiglieria. Dovevo distruggerlo. L'intera offensiva italiana, vi rendete conto? Ma quel coso lì decide una guerra, cavolo. Sto arrivando. Ho sentito un Sizer, quindi sì, sono abbastanza studiato da capire cosa vuol dire. E vuol dire merda. Me l'ha fatta bruciapelo, ma peccato, hai beccato il ferro non nel parti vuote. Quello. Ah, questi qua retrocedono. Paura, eh. Ma non possono neanche retrocedere perché ci sono io dietro, quindi non. Sono fottuto. No, ho sentito un boom pazzesco, ho detto che è. Mi è esploso qualcosa. E ora. Ah, riesci a scavalcare con tutta l'armatura che hai addosso. Complimenti. E tu? E neanche te ce l'ha. Ops. Con quelli con lanciafiamme bisogna stare lontano. Quelli con lanciafiamme sono stronzi perché ti vengono vicino. Ti vengono vicino così. Se li ferisci ti esplodono in faccia. Vedi? Ah, non è esploso. Se riuscissi a vederlo magari. Dai. Ho visto. Mi sa che è morto. A me la granata è qua, ma mi sembra. No, sto finendo le munizioni. Non le posso rubare a questo qua. Puff. Avanti anche te. Due su un colpo. Non proprio un colpo, ma fermo lì. Che vuoi fare tu? O da dietro o da davanti. Decidetevi, cavolo. Non ho due armi. Eh sì, ce ne ho, ma non ho quattro mani, quindi. Ok, a parte gli scherzi qua ci stanno demolendo. Dov'è? Chi è che si scorre? Nope. Se lo vedessi, cavolo. Eccoti lì. Mortuto. E un alpino è morto. La vita si recupera talmente in fretta che mi stupisco. Ce la faccio?
Ci sto provando, ma con scarso successo. Oddio, l'ho fatto. E vabbè. No, a te ti ammazzo quello avvicinato. Volevo. No, no, non ho mai ucciso nessuno. Ecco, ora mi dice che non può. E questo qua devo andarci leggero. Ah, no. Con te ci vado con quella pesante. Dai, avanti e boom, e te. Quello lì è letale. Mi stupisco che ci sia ancora quel cadavere. Davvero mio. Anche questo qua è forte, shot in due colpetti. Quasi quasi, se mi giro. Ecco. Se mi giro, quasi quasi, potrei fare la campagna in modalità difficile. Non so se... Sul serio. Ah, ho detto che okay, è già morto. Magari. Almeno non sono così stronzi da puntarti fuoco in faccia, così non vedi nulla. Sto calo di frame mi dà su alla testa. Blamete. Avanti, sto facendo gli effetti speciali alla fumetti di Batman e di Superman. Ciao a tutti ed ecco qui l'ultima sottomissione di Avanti Savoia. E ci eravamo fermati che dovevamo salvare l'unità di Matteo dagli aerei. E ce la stavamo facendo per adesso. Ma ora vedremo se andrà a finire bene, che lo troveremo, oppure che andrà a finire male. O almeno, non lo so. Può essere che moriamo anche noi. Non lo so. Ora vedremo. Ho preso? Oh, tasi che sono filmato. Bene, via, tac. Ma quanto è figo il cannone. Sicuro nella tua corazza? Certo, si capisce. Beh, sì. Nulla poteva scalfirla. Beh. Ok che è ferro, ma non credo sia all'improvviso troppo antiproiettile. Cosa deve avergli spaventati? Ossia? Cosa? Oh oh. Porca puttana. Questo non era bene. Questo non è buono. È un aereo crew. Vabbè, ma tutti contro di me devono venire però, Scusa, ma l'armatura ce l'avevi davanti, non ce l'avevi anche dietro. Non potevi metterti in posa così. Però sei sopravvissuto, dai. Sorridi al mondo. Almeno hai tutte ancora le gambe? Se sì, sorridi al mondo, se no. Che vitaccia. Ora? Andiamo a cercare... Ho visto che è crollata una montagna. Non so se era la nostra parte o quella opposta. Bene. Qua è tutto a posto. Beh, credo che sia anche parecchio pesante quella, E si va giù leggeri. Non siamo qui in Fetterol. Renditi fortunato, sei uscito senza ferite. Quando mi rialzai, pensai di essere morto e di essere all'inferno. È quello che pensano tutti quando si svegliano alla mattina. O almeno io. Hanno fatto saltare la montagna, seppellendo noi e loro stessi. Saltare la montagna? Oddio, Matteo. Dovevo farlo. Così scesi in quell'inferno. Allora, lui l'ha preso, ma a me no. Scelta. Cos'è quella? Oddio, che mi tra dieta strana. No, sul serio, Non ho mai visto una così. Vai che... Devo trovare Matteo. Ma poteva essere... Davvero, lui. Davvero strano. Però tanti proiettili. Esito d'impulso, ma almeno lo fai... No! Io tutto fiero. Dai, andiamo! Sì, sta minchia. Che arma ho? Pistoletta. Mutto! Cosa vi dico a voi? Che dovete stare muti, se no mi sgamano. È parecchio giù il punto d'incontro. O almeno così, così lo chiamerei. Piano. Vabbè. Non mi interessa. Ormai vi faccio fuori a pugni a voi grucchi. Siete già finiti? Cazzone. Voleva. Lo so che non siamo più in armatura, però. C'erano degli alleati. Difendi. In alcune casupole. Cavolo. Lo so. Andiamo.
Veloci, non me ne frega niente dei crocchi. Vuoto. Vuoto, ok. Qua c'è un modo per scendere? Di qua. Che meglio non fare troppo gli avventati comunque. Vuoto, andiamo. Qui invece... Vuoto, meglio sbrigare. Mi sa che sono tutti all'avamposto sotto attacco. Quindi... Credo che riusciremo a prendere di sorpresa. Da dietro, o almeno così spero. Eccolo là. Ma sti qua mi aspettavano. Nope. Cavolo. Però le butta... Le consuma subito le munizioni. Che volo che ha fatto. Avanti, eccolo là. Nope. Questo qua non so se l'ho headshotato. E vabbè. È piuttosto lento. Però, dai. No, no, stavolta non me la piazzi a me. Prima sì, perché ero anti tutto. No, non... No. Stenditi, mannaggia. Devo stare preoccupato. Riparato, non preoccupato. Li abbiamo sentiti. Sono sopravvissuto. Prima ancora di vederli. Mezzi corazzati, provenienti dal forte nemico. Ma merda. Non avevi più il tuo equipaggiamento? Nelle casupole c'erano casse di armi nemiche. Ce ne siamo impadroniti e ci siamo preparati. Spero ci sia qualcosa di un po' più. Ce ne siamo impadroniti. Non dragon, c'è chi. Vabbè, imparo. Imparo adesso, non so cosa fare. Qui invece c'è. Boh, non me la prende. Dai che adesso arrivano. Andiamo. Cavolo, però qui siamo un po' in pericolo. Solo 22. Ciupate questo. È andata. Però non è il posto migliore per... Via. Eccone uno. Ti ho visto? Esci di lì. No. Qua sono... Come dire, sono più in fronte, però... Tenete. Questa funziona. Ma mannaggia, faccio così schifo. Ecco perché non mi fanno mai usare il cecchino. Ah, quello è morto. È meglio restare un po' qui. Ti prego, dimmi che sei alleato. Sì, sei alleato. Eri alleato. Mannaggia, il crepa una volta ogni tanto. Poi una volta che crepino. Altri mezzi corazzati? No. Ok. Fermo lì. Dai che devo imparare col cecchino. Fatemi imparare almeno. Okay. Quello non so se è morto. Ma... Vabbè, ci spero. Sono determinato a vederli morti, quindi... Ti ho visto? No, non va. Porchissimo. Finiti? No, ti ho visto. Ah no, quello è alleato. La prima volta che non sparo nel... Quasi cambio arma, eh. Abbiamo avuto la meglio sulla potenza di fuoco nemica. Non questa. Erano al sicuro. Questa. Dovevo andare. Non me l'hai detto. Matteo era nelle casupole. No. La sua unità era ancora più avanti. Aha. Era ancora più avanti. Dov'è? Dov'è? Cercalo. Dov'è? Vedo due punti, quindi cominciamo già a cercare. Il fatto che sia isolato così tanto dalla mia unità mi spaventa. Il binocolo torna in zona. E madonna, sono uscito un attimo. Il binocolo, la tua strategia è usata per valutare le posizioni. Ok. Di qua, dov'è? Vabbè, ormai. Come va, eh. Poi se riesco a farlo furtivamente, bene. Se no, tentiamo. Avrei voluto difficilmente però trincee, davvero difficilmente dei soldati italiani. Sapevo che i miei amici erano bloccati lì. Cavolo. E allora meglio andare qui. Una cosa vuota, non vedo per poco, ma non vedo crocchi ancora. Ho cercato dappertutto, eh? Ma era troppo tardi, ero solo. Cavolo. Con dei fantasmi. Ecco. Dopo un po' non riuscivo più neppure a guardare i corpi. Doveva essere arrivato al forte.
Davvero? Beh, ci spero. Andiamo a cercarlo. Nope. Attaccate. No. Eh sì, questo è forte, questo è forte. Se lo fa. Forse anche perché l'ho preso di sorpresa, eh. Non tanto perché sono bravo. Perché l'ho preso di sorpresa. Fermo. No. Esatto, tipo questa. Già, fuoco ovunque. Automatico, dai, via, 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 automatico. Questo qua già mi piace di più. Perché dato che sono... Fermo. Non ce la faccio. No, devo stare più riparato. Ho le peggiori armi da cecchino. Potevo tenermelo l'altro, ma... Mi sa che era tipo da avvertimento. E vedono uno che va all'assalto con una pistola. Però uno l'ho ucciso. Quello mi spara da lontano, riesco a beccarlo? Vado, dai che vado. E coprimi tu, eh. No, coprimi. Devo andare a rigenerarmi la vita. Distruggiamo quel cannone campale! Quello ci ha mancati di pochissimo. Erano due vie per il forte. Esatto. Potevo passare per le gallerie o procedere in superficie, facendo un giro da dietro. Perché non dal davanti? No. Da qui era impossibile. Non si passa da davanti, ce ne sono troppi. Ci ho già provato una volta. Ho ovviamente tagliato, però ce ne sono troppi. Poi questa, con questa mitragliatrice qui, io non riuscirò mai a... Ciao! Headshot, bitch! Questo mi serve. Bello! Questa mi piace. Però anche questa qua è scarica. Ah, però ce l'hanno in tanti sta qua. Vedo, una volta era... No! Una volta era una roba... Era una rarità una volta. Eh sì, complimenti per la tattica. Vienimi addosso. Però, nella sua poca tattica, mi ha fatto male. No, di nuovo. Anche io però ho una tattica di merda, vero? Vabbè, ti ho visto. Le lineette sopra, pensavo che quella a sinistra fosse il mirino vero, invece. Mi basavo sulle lineette. E via. Spero, non dobbiamo fare... Non dobbiamo essere avventati. Madsen MG. Qual è? No, brutta. Preferisco sto mirino qua. Granata adesiva. Ottimo. Sì, ok. Abbiamo raccolto abbastanza. Qui. Arma MP18 trincea. Ah. Bene, ma non benissimo. Qua vedo dei letti. Infatti. Proprio messi lì su due. Oddio, quanto schifo. Questa è stata una delle mie peggiori azioni. Ve l'ho già detto che il mirino a forma di cuore questa qua? Mi rialzo e mi trovo un cruco davanti. Questo qua stava dormendo? Che prima non ha sentito gli spa. È risciottato. Nessuno? Questa è una LRI. Che cos'è? L'ho detto io. Mina, ciuppati questa, tronzetto. Presa. Vai. È andato. Fatto fuoco, boom. Mirino ottico, benissimo. È un mitra. Pensavo fosse una carabina. Ho qualche dubbio che sia di qua la via. È una carabina. L'ho preso di fortù. Ho detto io che ce n'era uno. Mi sembrava un basamato. Wow, non ho preso danni. Voglio la mia medaglia. Questi qua ti aspettano. E sono già pronti i cannoni? Non si aspetteranno di certo uno da solo con la carabina. Devo andare di sopra, ho sbagliato strada, lo sapevo. Ma era così anche per fare un po' di kill a caso. Non apro quella degli esplosivi, che tanto. Questa? Non penso che riuscirò a trovare una migliore. Slab. Munizioni. Sempre comode. Questa qua è forse la miglior carabina. Guardate che capacità che ha.
Cioè, 26 di capacità è tanto, eh. Madsen, no, io con le Ho sentito qualcuno? Io con le Madsen ho una brutta storia. Andiamo, dai, mi sa che ho cambiato via. Non so, mi ha fatto spawnare in un'altra... Sì, sono morto. Mi ha fatto spawnare da davanti. E che cavolo, ma è pesante. È fortissimo. Quello la corazza... dai, no, no, non mettiti a rompere che te là in fondo, eh. Camperone di merda. E chi si ferma? E muore. Non fermiamo. Pfff, morto. Ti vedo. Ti vedo. O no? No, vedo o non vedo. Sì, stavolta ti ho visto. Peggio per te. Stavolta andiamo piano. Esatto. Quello lì aveva anche lui un'arma simile. Mi diceva che aveva un'arma simile alla mia. Qua ci sono munizioni, quindi. O forse è talmente povero che sono una pistola. Avanti, avanti, avanti. Vado nelle gallerie per vedere chi trovo. Trovo le... Eccolo. Le postazioni d'armi contengono... Esattamente, infatti, infatti. L'ho sperimentato di persona. Bravo. Se scappo, devi inseguire... Oh, ma tutti, Uno dietro l'altro vengono. Sai che mi aiuta... Questo non se l'aspettava, ma neanche io me lo sarei aspettato. Fermo, dov'è? E che cazzo, sta fermo lì. Esatto. Qua mi dice, è un obiettivo quello lì. Ah, libera il picco austriaco, mi sa che devo ucciderlo. E sto finendo le munizioni. Qui c'è qualcosa di molto... fucile a pompa, venite fuori. Venite fuori. Venite fuori. Non vi faccio male. O almeno un tanto. Ecco. Divertente. Ha fatto un balzo alla alla Super Mario, è saltato via. Ma sapevo che Matteo non era lì. Già, non lo vedi? Trovalo. E come se fosse facile. Ah, si possono aprire queste porte. O almeno in un filmato. Tutti i giorni. Ossia. Ah, adesso lo voglio cercare persona per persona. È lui. No, non è lui. Pensavo... No, lo trovo fuori. Ah no, è uno a caso. Che sia sparito? Oh, ancora... Sì. Ma persona per persona lo vai a cercare? Penso di cercare. Iniziavo a sperare che Matteo fosse riuscito a fuggire. Ma poi... Ma poi l'hai trovato là. Che cavolo però, Tutti quelli che conosco muoiono. È andato. Credo che lo sospettavate anche voi. E anch'io. Se Nanito ti diceva che fine ha fatto, lo vuol dire che è morto. Lui non perché? Non è invecchiato. Non è mai invecchiato, è ovvio che se è morto. Cosa vuoi? Ho sospetto che sia finita. Quella degli Alpine. Sì, quella di Avanti Savoia. Buon compleanno, Matteo. Dopo la guerra vennero le rivolte. Imperi che crollarono, nuove nazioni nacquero. Il mondo cambiò per sempre insieme alla percezione dello stesso. Imperi che crollarono. Anche le famiglie cambiarono, non solo a causa di quelli che non fecero il ritorno, ma anche per via di quelli che ci riuscirono. Caduti i veterani insieme sono passati alla storia di generazione caduta. O perduta, non l'ho letto in tempo. Comunque, imperi crollarono. Infatti, tanti imperi crollarono. L'unico che non è caduto è stata l'America. Un piccolo appunto di storia. Siamo andati abbastanza bene. Come avete visto, c'è stato il Duce, Hitler, Stalin, tutti cambiati a causa di questa guerra. Ok, abbiamo finito il momento mezzo poetico.
Spero che il video vi sia piaciuto e il prossimo episodio, i prossimi episodi saranno il portaordini. Spiagge di Gallipoli. A me sto qua pare un mezzo un cowboy, non so perché. Non so, forse perché ha il cappello e un moschetto, quindi. È il Far West. Vabbè. Sì, spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire la serie che... Beh, mancano ancora 6 episodi per sa poco. Sì, 6 episodi per sa poco. E spero che continuerete a seguire anche le altre serie. E ciao a tutti.